quando c'è una competizione a Bologna è sempre a una valenza nazionale per il valore che in qualche modo ha una città come Bologna nella storia della sinistra italiana. Dopodiché però credo che i bolognesi devono votare per scegliere il sindaco, non per fare un congresso, diciamo che si farà in un'altra occasione. Quindi la scelta in questo momento è su chi è il sindaco migliore per incarnare una stagione di trasformazione della città. Mi pare che questa sia la domanda che si fa a chi andrà in casa del. Volevo dire due parole sulla scomparsa di Guglielmo Epifani, che ci ha tutti preso un po' di sorpresa e che lascia un grandissimo vuoto, un riferimento del mondo sindacale, della sinistra, del nostro partito, perché è stato segretario. È una persona dotata di grandissima umanità, di grandissima capacità di ascolto, di spirito di servizio sincero, insomma una vita stroncata repentinamente, ma spesa tutta al servizio dei lavoratori e della democrazia. Credo che da questo punto di vista che debba essere un esempio anche per chi si cimenta tra i più giovani con la politica. Penso che le cose che ha detto Matteo spieghino un po' l'essenza delle ragioni per cui ritengo che sia la candidatura migliore per guidare la coalizione centro-sinistra e poi per guidare Bologna. Perché credo che abbiamo bisogno di un partito democratico che abbia fatto tesoro dei rischi della tentazione isolazionistica. Noi siamo una forza politica che ha pagato un prezzo altissimo ma non si è isolata e credo che la ossessione, vorrei dire, del PD bolognese, ma anche di Matteo, di cercare rapporti, alleanze, di non sentirsi autosufficienti, sia un segno di consapevolezza del fatto che la destra non si batte da soli, la destra né a Bologna né in Emilia né in Italia non si batte senza costruire un sistema di alleanze che non deve mettere in discussione il nostro ruolo, la nostra identità, ma che però è il luogo in cui valorizzare il nostro ruolo, la nostra identità, perché l'identità coltivata in solitaria è, diciamo, testimonianza, e che è una cosa bellissima per chi non si occupa di politica, ma è fatale per chi lo fa. La seconda considerazione rispetto alle cose che diceva Matteo è che l'asse che lui ha scelto credo sia l'asse che più corrisponde all'idea che ci siamo fatti di città inclusiva, di cui Bologna è stato un po' in qualche modo il modello da 45 ore, cioè una città che mette al centro il tema dei diritti e soprattutto dei diritti delle persone che sono rimaste più indietro o che rischiano di rimanere più indietro. E fare di Bologna un luogo di sperimentazione, un laboratorio di, come dire, nuove modalità di difesa del lavoro e anche dei nuovi lavori. Ho lavorato col Comune anche queste settimane sulla questione dei riders perché sono convinto del fatto che lì non solo ci sia un grande tema dell'oggi, ma ci sia in più un grande tema del domani, perché saranno sempre più le persone che avranno come datore di lavoro una piattaforma, e non soltanto nel lavoro della logistica, nel lavoro manuale, ma anche nel lavoro intellettuale in prospettiva. E il fatto di avere, diciamo, scelto un campo, aver detto che noi stiamo dalla parte di quei lavoratori, è un segno molto forte che credo parli anche alle nuove generazioni che saranno sempre più interessate a fenomeni di disintermediazione, di frammentazione del lavoro e che potranno essere rappresentate soltanto se c'è una politica che si candida a farlo. Quindi questo secondo aspetto io lo ritengo assolutamente fondamentale. Poi ce n'è un terzo che non sottovaluterei. Io credo che dopo una pandemia convenga a tutti avere un sindaco che sa esattamente da che punto si deve partire, nel senso che conosce i dossier, conosce le sfide, conosce anche le pratiche. Diciamo,
burocratiche, che sono un pezzo importante della vita di un'amministrazione. Cioè l'idea che ogni volta può dare ebbrezza l'idea di riniziare da capo, ma è un'ebbrezza che io terrei per giorni migliori, diciamo, perché in questa fase io penso che ci sia l'esigenza di avere subito un sindaco che sia un punto di riferimento per la coalizione, per la città, e che è in grado immediatamente di mandare avanti la macchina amministrativa. Queste tre ragioni mi fanno dire che la candidatura di Matteo è la migliore tra quelle in campo, apprezzando comunque, diciamo, il fatto che ci sia una competizione che allarga il campo, che promuove forze. Quindi il primo endorsement è a favore di una partecipazione larga, e il secondo, se mi consentite, di un sindaco che sia in grado di affrontare al meglio le sfide che avrà di fronte il Bologna nel prossimo anno. L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.